Buonasera ragazzi, ben ritrovati sul canale ufficiale della cucina di nonna su YouTube e Bobo Food su TikTok. Oggi vi racconto una storia. Ragazzi, vi voglio portare con la memoria ai nostri tempi, quando eravamo in Calabria con i nostri nonni. Le nostre nonne e i nostri nonni in Calabria facevano un piatto in questo periodo dell'inverno, soprattutto adesso che è periodo del maiale. Spero di farvi venire la voglia e di strapparvi un sorriso, ragazzi, vedendo gli ingredienti del piatto che sto andando a preparare. Vi do due indizi. Se noi abbiamo delle cime di rape in calabrese o friarelli napoletano, a cosa lo abbiniamo? A due prodotti. Perché io le ho abbinate a due prodotti. Ho detto il periodo del maiale, quindi aspetta e vedrai. Stiamo preparando la cima di rapa, friarelli affogati alla calabrese. Si lavano bene i friarelli. Si cuociono con poca acqua, con mezzo bicchiere d'acqua, coperti. Una volta che saranno cotti, coperti, metteremo uno spicchio d'aglio, olio, sale e poi andremo ad aggiungere gli altri ingredienti che vi farò vedere. Eccolo qua. Eccolo qua. La mitica salsiccia calabrese. La stiamo facendo cucinare, bassa, rosolare. Adesso andremo ad aggiungere un po' d'acqua e far cuocere. Poi la tagliamo a 3, 3, 3 e ricaveremo 9 pezzi. Una volta che sarà cotta la salsiccia, l'andremo a mettere nei friarelli cotti affogati che avremo già condito, ragazzi, con olio, sale e spicchio d'aglio e fatti soffriggere. Metti la salsiccia dentro, fai continuare a soffriggere e alla fine gli butti dei fagioli bianchi, meglio se l'avete, se no i borlotti. Sarebbe meglio freschi, non ho avuto tempo di farli stavolta. Ma la prossima volta li farò freschi, farò i fagioli poverello, quelli che si usano in Calabria. Questa volta li metterò in scatola. Spero di averli bianchi nella dispensa, se no li metteremo i borlotti. E faremo stasera un bellissimo piatto, salsiccia alla calabrese, fatto in casa, con rape affogate e fagioli. Che dire, signore? A dopo per farvi vedere il piatto finito. Continuate a seguire la cucina di nonna, porterò altri bellissimi piatti della tradizione calabrese, sia su YouTube che su TikTok Bobo Food. E vedo che guardate i miei video. Ragazzi, non vi costa nulla. Se non volete fare un commento perché non sono virale ancora, va bene lo stesso, ma voi iscrivetevi gratis e se volete fate i commenti belli, ben accetti, ma anche quelli non belli, con educazione, ben accetti perché i commenti brutti fanno crescere le persone. Buona serata dalla cucina di nonna e Bobo Food e ci vediamo al prossimo video calabro.